tutti. Buongiorno. Buongiorno. Allora, siamo in fase di preparazione. Sì, ci prepariamo a fare la marmellata di cipolle rosse. Marmellata composta. O composta, la vogliamo chiamare. Abbiamo un chilo di cipolle tagliate così. Piccole fettine. Sì, a piccole fettine. Poi abbiamo 350 grammi di zucchero. Poi abbiamo 350 grammi di vino dolcetto. Dolcetto d'alba. Dolcetto d'alba. Di alba si sente coinvolto. Poi abbiamo messo due foglie d'alloro. 4 chiodi di garofano, un gocciolino di cannella, un pizzicottino di sale, proprio un pizzico. E poi tre cucchiai di aceto balsamico. Di aceto balsamico. Ok. Partiamo, mettere tutti gli ingredienti. Qui. Ho messo già in una pentola. Sono portata avanti a tagliare. A tagliare. Per farci vedere le cipolle, sono queste qui. Che si comprano dentro la rete. Sì, sono cipolle rosse. Sì, cipolle rosse. Poi si può fare anche con la trofea. È più dolce anche. Questa è una cipolla rossa. Allora, incominciamo a mettere lo zucchero. Sono 350 grammi di zucchero. 350 grammi di vino. Così intanto cominciano a bagnarsi. Sì. No? A bagnarsi. Poi mettiamo due foglie di alloro, 4 chiodi di garofano, mm-hmm. Mettiamo un pizzicottino di sale, okay. Proprio un pizzico, okay. Quando si dice un pizzico, adesso facciamo cadere un po' di cannella, mm-hmm. Okay. E su per giù un cucchiaino di cannella. Sì. Ecco. L'aceto balsamico. Adesso mettiamo 3 cucchiai di aceto balsamico. 1, 2 e 3. Adesso tutti questi ingredienti li portiamo a bollore. Mescoliamo fin quando non sono cotte tutte le cipolle e comincia a consumare. Tutto il liquido. E tutto il liquido. Prima che consuma il liquido, le frulliamo. E togliamo a metà cottura le foglie. A metà cottura le togliamo le foglie d'alloro e le frulliamo per fare la marmellata. Adesso mandano l'acqua loro, le cipolle. Vabbè, adesso le mettiamo sul fuoco, no? E adesso le mettiamo sul fuoco. Walter, vieni qua, renditi utile. Ecco. Diciamo che... Aspetta, mamma. Che le vieni. Le marmellate, la composta di cipolle e tutto quanto... Sì, questa non è la marmellata da mangiare col pane, è la marmellata da mangiare... Formaggi. Con i formaggi. Formaggi e carne. E carne. Okay. Ecco qui, andando accendiamo il fuoco alto fin quando non bolle. Tra vino, cipolle e aceto balsamico. Già profumata. Già ha fatto la sua parte. Sì. C'è già inebriato. Formaggi magari quelli più forti. Parmigiano, sì. Pecorino. Gorgonzola. Quelle cose lì. E anche carni, quelle belle saporite, secondo me questa composta di marmellata di cipolle prende, ecco, il massimo. Adesso aspettiamo che cominci a bollire, le cipolle cacciano la sua acqua. Noi siamo dei consumatori folli di cipolle, maniere. Prova ne sono le varie ricette che abbiamo fatto. Ok. Dalle cipolle in agrodolce alle per varie cose. Ecco, ci manca la frittata di cipolle. E la facciamo. Faremo anche ma la facciamo anche le frittate cipolle. Di cipolle. E quindi. Sì, le cipolle. E quindi niente, è così.
Ok. Ecco, guardate un po' dentro. Dopo 5 dopo minuti. Dopo 5 minuti cuociono. Quando arriviamo una decina di minuti, li cominciamo a frullare, perché la cipolla dopo un quarto d'ora è cotta e poi dobbiamo farla addensare come se fosse la marmellata. È passato già un quarto d'ora, adesso comincio a frullarla perché la cipolla è cotta, però io ho bisogno che sia disfatta. Ho tolto le foglie d'alloro e presto trito tutto. Adesso frulliamo col frullatore in azione. Le mettiamo anche a caldo direttamente dentro la pentola. Quasi pronta. Guardate un po' la consistenza. Adesso devo cuocere, perché è appena frullata, almeno un'altra decina di minuti adagio. Deve cuocere, perché è appena frullata la cipolla. Circa 40 minuti a cotto, frullata, adesso questa è ora di invasarla. Benissimo. Ecco qui, è molto profumata. Sì, si sente anche da giù. Però ognuno mette quello che crede. Sì, chi vuol mettere glielo mette, chi vuol mettere... Io ho messo anche il chiodo di garofano, ma... Chi non vuole mettere... Per me... La prossima che faccio non le metto perché non le amo tanto. Va bene. Però tutto il resto è buonissimo, quindi... Ecco, le portiamo sotto coperta. Nel nostro solito letto delle marmellate, delle salse, di tutte queste cose qua. Vediamo quanti vasettini vengono. Sì, ma io faccio i piccolini perché... È meglio, Di solito... Quando ne finisce. Ancora il gas è acceso, basso, ma è ancora acceso. Così quando uno la usa non sta troppo. Riempo tempo. Anche questi vasetti piccoli. Sì, perché? Perché di solito le portiamo anche in giro. Anche a casa, anche a casa ne apre uno piccolo. Ne apre uno piccolo in pochi giorni. Lo finisce. Allora, un po' troppo. Ecco qui. Mettiamo un pochino meno. Bene. Sì, anche qui leggermente meno. Via anche questo, ecco qui, a riposare. I barattoli sono a letto, sono 6-7 vasettine. Ricopriamo, adesso ricopriamo bene così e buonanotte. Quando raffreddano la andiamo a prendere. Fino alla prossima volta. Ok, la prendo, la porto. Sì, adesso lascio stare lì, poi la mettiamo al posto. Ecco qui. Va bene, ciao a tutti, grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Alla prossima volta, sempre con nuovi video. Ok. Iscrivetevi, mi raccomando. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. E continuate a seguirci. Ciao.